no sunshine when she's gone. This house just ain't no home anytime she goes away. Wonder this time when she's gone. Wonder if she's going to stay. Have no sunshine when she's gone. This house just ain't no home anytime she goes away. Osservo pensosa la scena, seduta in disparte. Il corpo di un uomo giace scomposto sul pavimento. Una pozza scura si allarga sotto il suo corpo, ma ormai il sangue ha smesso di uscire. Il volto immobile esprime dolore e sorpresa insieme, soprattutto dolore. Mario è morto e la cosa mi lascia del tutto indifferente. Anzi, ne sono contenta. Scuoto lentamente la testa. Era cattivo con me e con Elena, anche se non ho mai capito perché. In fondo vivevamo insieme da ormai tanti anni. Elena invece è buona con me. Forse perché sono così indifesa. Mi prepara da mangiare, mi prepara il letto e mi cura quando sono malata. Le voglio un sacco di bene. Elena è come la mia mamma, anche se me la ricordo appena. Sono stata adottata quando ero molto piccola. Interrompo i miei pensieri spostandomi con cautela. Mi duole un fianco, dove Mario mi ha colpita con violenza appena qualche ora fa. Cammino con difficoltà e presto si formerà un livido. Occorreranno settimane prima che si riassorba. Penso con un sospiro. Mario mi picchiava sempre, senza motivo. O meglio, per mille motivi, ma nessuno di questi era mai per causa mia. Il lavoro andava male? Un calcio, meglio due. Litigio con Elena? Un altro calcio. Quando Elena non guardava, però, mi avrebbe difesa. Quando Elena non c'era, Mario non mi dava da mangiare. Una volta per due giorni di fila, quando lei è stata via per un congresso. Come avrei potuto ribellarmi? Ho volto la testa verso l'ingresso di casa. Alcuni poliziotti in uniforme e un paio in borghese entrano ed escono, portando attrezzature e macchine fotografiche in un parossismo di agitazione che non finisce di stupirmi. Nessuno fa caso a me. Nessuno mi fa domande, per il momento. Solo un poliziotto mi passa accanto e mi sorride con dolcezza. Mi fa una carezza sulla testa. A vederlo da vicino mi sembra enorme e per un attimo mi ritraggo spaventata. Non mi sono mai piaciuti gli estranei, soprattutto gli uomini. Comunque, sono contenta dopo tutto. Elena sarà tutta mia adesso. Non dovrà più ammazzarsi per fare contento lui. Io so tutto. Ho visto tutto. Ero presente quando una volta Mario l'ha picchiata perché non aveva stirato bene una camicia. Quando l'ha costretta a bere l'acqua con cui aveva lavato i piatti perché ne aveva trovato uno appena sporco. Quando l'ha quasi strangolata perché avevamo osato disturbarlo dal suo sonnellino quotidiano. Mi sposto per far passare il medico seguito da due barellieri. Finalmente la medicina sta per decretare che l'uomo è ufficialmente morto. Sì, è possibile portarlo via. Raramente mi picchiava davanti a lei. Le madri sanno affrontare qualsiasi sacrificio per se stesse. Mai però toccare i piccoli davanti a loro. Sanno diventare pericolose come tigri. Da grande, anch'io vorrei essere forte come lei. Forte come una tigre.
È stata Elena ad ucciderlo. Questo verrà scritto nei verbali, magari proprio dal poliziotto che mi ha accarezzato la testa. Questo emergerà dal processo ed è sicuramente la verità. Ma la giustizia degli uomini cadrà ancora una volta in errore, perché i suoi strumenti non sono abbastanza affilati da estrarre la realtà dalla verità. È stata una mia deliberata scelta uccidere Mario. È bastato aspettare l'attimo giusto, come sempre nelle cose più importanti della vita. Noi orfani lo sappiamo bene, è una lezione che impariamo già da molto piccoli, quando si lotta con i propri fratelli per un boccone di cibo che vuol dire vita invece di morte. La vita è fatta di tempismo e di casualità. Non amo scomodare il destino in faccende come questa. Troppo complicato, quando la semplicità è la vera chiave di lettura del mondo. La semplicità. Elena era in cucina e stava preparando del pollo ripieno. Sa che ne sono ghiotta. Pensa sempre a me e cucina cose che mi piacciono. Mario questo non lo sopportava proprio e la cosa mi divertiva moltissimo. Secondo me era geloso. All'improvviso hanno iniziato a discutere in modo sempre più violento. Non ricordo il motivo. Da molto tempo non li ascoltavo nemmeno più litigare. Il pretesto non era mai importante. Erano le conseguenze che potevano diventare pericolose. Non ti permettere di toccarla, non ti permettere nemmeno di guardarla, sei un mostro, vattene! Ha detto Elena, quando ha visto che Mario entrava nella stanza attigua e si avvicinava minaccioso a me. Possibile che non sai fare altro che viziarla, quando la smetterai, eh? Pensi di darle qualche educazione in questo modo? Sei una stupida, proprio come tua madre, farai da sua figlia, resterai sola come tua madre, sola. Mario aveva bevuto più vino del solito, si muoveva in modo goffo e rallentato, imprecando rabbioso fra sé e sé e sbottando poi a voce alta dopo aver accumulato abbastanza rancore. A un certo punto mi sono immobilizzata e mi sono voltata, guardandolo dritto negli occhi. Sapevo che non gli sarebbe piaciuto per niente. Odiava essere guardato così, non riusciva a sostenere il mio sguardo e la cosa lo faceva infuriare. Era da tanto che non lo sfidavo apertamente, non è mai una buona idea provocarlo. Ma ero stufa, stufa dei litigi, stufa delle botte, stufa delle urla, stufa di veder soffrire Elena, stufa di dovermi ancora una volta inchinare a una violenza così cieca e così inutile, perché del tutto fine a se stessa. Mario ha cercato di afferrarmi, per poi darmele di santa ragione, certo. Normalmente non è un problema sfuggirgli, sono molto più veloce di lui, a meno che non mi prenda di sorpresa, magari mentre dormo o sto mangiando o sto parlando con Elena. Ma stasera gli ho consentito di prendermi. Pensava di aver vinto, ma è stato ingenuo. Elena gli si è avvicinata con una strana luce negli occhi, tremando. Aveva davvero paura che mi facesse del male. Ha cominciato a strattonarlo, pregandolo di smetterla, e io sono caduta. Hanno iniziato ad urlare tutti e due, guardandosi. Quanta ironia è nascosta nei luoghi comuni, guardandosi incagnesco. E infatti Mario non era altro che un cane rabbioso, uno stolido cane rabbioso. Non ha capito quello che stava succedendo. Mi ha dato un calcio. Io non mi sono spostata, anche se avrei potuto farlo con facilità. Invece ho gridato forte e dandomi un po' di slancio sono ricaduta qualche metro più in là, fingendomi morta. Elena è impazzita,
Ha cominciato a colpirlo con calci e pugni, a spingerlo, a strattonarlo, questa volta in assoluto silenzio, con una violenza incoerente e spietata. Elena è molto magra, ma la sua forza sembrava infinita. Ho avuto quasi paura di avere esagerato, di avere evocato un mostro che non avrei potuto controllare. Sono sicura però che a tirare fuori la forza è stato il rompersi di un filo a lungo teso e altrettanto a lungo sfibrato, un filo fatto di paura, rabbia, sofferenza, fatto di soprusi, fatto di un amore malato che si nutriva più del terrore dell'abbandono che del piacere di stare insieme. E alla fine il filo si è rotto e quella forza ha travolto tutto. Mario è caduto all'indietro, trascinando Elena sopra di sé. C'è un tavolino basso nella stanza, dove riposa, come un inutile ed enorme ragno nero, il televisore. Il resto è facile da immaginare. Niente di originale, niente di spettacolare. Io non amo le esibizioni di violenza come di emozioni. Trovo che ci siano una bellezza e un'armonia quasi commoventi, quando basta la minima causa, non importa se a lungo costruita o se frutto di un'intuizione repentina, per ottenere il massimo dell'effetto. Che usciva dalla nuca di Mario. Ovviamente ha iniziato a piangere, di sorpresa e di disperazione. A suo modo penso che lo amasse davvero. Lo ha chiamato molte volte per nome, cercando di rianimarlo, ma non è servito a niente. Nel frattempo, io mi sono rialzata e mi sono riavvicinata. Quando Elena ha alzato gli occhi in cerca di aiuto, ha incontrato solo il mio sguardo, tranquillo e rassicurante. Credo che abbia capito in quel momento come sono andate davvero le cose. Non è stupida per i canoni umani, solo troppo malinconica. Ha capito chi davvero ha avuto il coraggio di spezzare quel filo. È stata una scommessa, non era detto che succedesse quello che è successo nel preciso ordine in cui è successo. Poteva andare molto male e ho rischiato molto, ma talvolta bisogna essere pronti a farlo. Anche questa è una lezione che noi orfani impariamo presto, ma la consapevolezza nello sguardo di Elena mi ha rincuorata. In quel momento ho capito che ne uscirà. Soffrirà molto della morte di Mario. Come ho detto, in un modo malato, era davvero legata a lui, ma le passerà e io saprò starle accanto, saprò darle forza. Le sono stata vicina tanto a lungo da sapere che cosa le darà conforto una volta che saremo di nuovo soli. Del resto non credo che ci vorrà molto. Elena probabilmente non sarà nemmeno arrestata, non quando vedranno com'erano ridotte le sue braccia e le sue gambe, non appena vedranno i lividi, le bruciature, gli occhi pesti, non appena conteranno le scatole di analgesici sul comodino o i referti del pronto soccorso. No. Naturalmente ci sarà un'inchiesta. Ho letto molto su internet, una cosa davvero utile, soprattutto per chi non può uscire mai di casa come me.
È chiaro che il caso sarà archiviato come legittima difesa da un uomo violento in uno squallido episodio di violenza domestica. Finito male. Niente di originale, niente di eclatante. Presto, Elena ed io torneremo a vivere insieme. Vorrei quasi fare le fusa a questo pensiero, ma è pericoloso, troppe persone ci stanno osservando. Ma verrà il momento, noi gatti sappiamo aspettare, abbiamo la pazienza che i millenni ci hanno tramandato. Del resto, siamo su questo pianeta da molto, molto più tempo di voi. Grazie.